inno, ci vuole un inno. Perché quando si esce così, dai, canti. Sì, ti gasi, ti gasi. C'è il collino. Con l'inno, dai, sei qualcuno. Ho fatto anche l'inno d'Italia. Allora lo facciamo anche noi. Oh, perché noi siamo i ribelli al sistema di Alovidio. In tutto il mondo si sente forte, si sente, c'è la gente che ha i tappini in fondo là. Dai, va bene, siete stanchi, ci fermiamo un po'. Poi quelli che conosco, dai, li chiamo per nome. Oh, allora c'è questa canzone qui, no, leggi lì che canzone c'è. Ah, vedi? Oh, questa? Leggi? Non c'è? Hai letto? Questa qua. No, aspetta. Cambiamo la scaletta?
C'avete la scaletta quell'altra? Perché? Aspetta, allora. Allora quella scaletta lì. Io poi. Qualcuno mi va a fare un cocker room? Questa canzone qui è dedicata a tutti gli Jurl Brinners. Come scusa? Come scusa? Jurl Brinner in sala. Chi? Ho visto un film ieri sera, mi è piaciuto molto, allora adesso cantiamo una canzone. Ma scusa, chi è? Jurl. Jurl Brinners in sala. Non sarà nel Jack, cocker room. Ampero e Havana. Dai, non suggerite. Sono guardando la televisione.
Berlusconi. Oh Manu, faceva un casino in un pub, una specie di discoteca, cioè cantava. Di che aspettavo il colpo d'oro? Oh, è pieno di maschi, potevi venire da te. Dai, va là, Manu, non dirci no. Oh, ascolta, potevamo giocare al biliardo. Hai capito, faccio un biliardo, no? Sì, però c'è molta roba da mangiare. Vabbè, dai. Dai, vieni o no, vieni? Non so, perché no. Oh, t'ho chiamato io che gli altri il telefono non gli piglia. Vabbè, dai. Cioè, non ti incazzare, ci sono da vera, se vuoi te li passo. Chi sono da vera? Ah, non c'è Giamba, Manu. C'è anche Cecchi. C'è anche tuo cugino, eh? C'è una fatica che si azzamba. Vabbè, dai. Dai, siete su a Paderni? Sì. Oh, Cecchi, quanti chilometri ha la tua banda adesso? A 127.000, perché? No, ma non la vendi, non la vendi? No, non so, io ho la mia, cosa devo vendere? Oh perché? Manu, ma perché non hai più l'antiturbo? Quanto? Ah, perché mi sei guardato? Vedi la mia pagina, se c'è visto, chi l'ha convinto? Perché lui c'è il tuo antiturbo? Ah, no, è stato anni fa. Cosa? È stato anni fa che eravamo in idea. Tu devi parlare, no? Non si vede? Deve tornare indietro. Dell'antiturbo? Mi hai fregato anche tu. Hai trovato il portafoglio? Oh, passa lì suo cugino. Come non l'hai trovato? No, vabbè, dai. Niente. No, non lo voglio. Ciao. Va bene, ciao. Ciao. Se vuoi venirci qua? No, Poggio Berni, qua c'è il campo sportivo. E te? Sì, io. Oh, te vieni su, vieni fino... Dai, dove c'è l'arco di Sant'Arcangelo, vieni in su, dopo chiami. Vieni Brosolur, che lo chiama. Ciao. Ciao. Applausi. Arturo, che pezzo ci fai adesso? Devo contare ancora? Aspetta. Dai, bevi un po' di birra. Dai, viene, cominciamo. Questa canzone qua è una canzone basata sulla birra e sulle fighe. Tanto per cambiare. Sì, cambiamo un po', non si può fare. Cioè, questa è una canzone veramente famosa, la canto anche bene. Per voi ragazzi che siete giovani, che domani diventerete gente che canta. Come noi. Ascoltate questa canzone qua. Dai, dopo voi, cioè, se avete sempre qualcosa da chiedere, che c'è che non si capisce? Nerdoso, rasbo, cudini. Ok, dai, se la... Avevamo 10 anni, no, è uguale, e già dovevamo
dimenticato la parrucca. Di così. Forse quelli che non ci conoscono non sanno bene tutta la storia. Infatti lì ci sono dei foglietti che dovete leggere voi, la Rasvo, la Nerd, il Clan. Cioè leggeteli perché se no non capite. Mi fa la rotta. Sapevo, mi facevo così, mi era rotto nel microfono. E allora facciamo. Il discorso lì ci vogliono ste cose, il QD, quelli di Gia, la Nerd, la Rasvo, i Rebels, il Clan, cioè. Comunque sappiate che noi quando usciamo la sera beviamo. E quella sera lì avevo bevuto molto. Allora dai. Questa canzone infatti si intitola Il giorno dopo. Non sai cosa fare, cammini nel vento, non hai vomitato, ma non capisci cosa vuoi. Perché, cioè, più o meno è la storia che te ti svegli la mattina dopo, non stai molto bene. È sempre domenica mattina, perché arriva anche la domenica. Anche se non sempre nevica, viene anche la domenica. Cioè, è così, anche voi lì che... Ma voi qua ci conoscete tutti? No, lì i ragazzi, quelli del gruppo di Estremamente, cioè loro sono tutti di Estremamente lì? Sì? Comunque dai, vi conoscete voi? Vi avevate avvisato un po' di queste cose che potevano succedere? Sì, lo sapevano. No, boh, perché? Cioè io vado avanti, vado avanti. Allora te ti svegli la mattina, la domenica mattina, pensi. Cosa pensi? Pensi o non pensi? Cioè sei lì così, poi magari dici vado nel water, vomita e non vomiti. Cioè la domenica mattina è così, è un po' strano. Allora questa canzone, dopo però un po' di pausa, adesso loro ormai sono arrivati, l'ascoltano. Devo ripetere il nome? Sì! Allora, la canzone si chiama Il giorno dopo, non sai cosa fare e cammini nel vento, non hai vomitato e non capisci cosa vuoi. Quando volete andate. Vai.